Mercoledì 9 settembre tornano in aula i 475 bambini iscritti alle 6 scuole dell'infanzia e i 353 che frequentano i 9 nidi comunali. Mentre per i 120 bimbi dello spazio giochi si dovrà aspettare fino a ottobre. Una ripartenza fondata sul patto di corresponsabilità con i genitori, per il rispetto di tutte le norme anticontagio. Abbiamo cercato di riaprire le scuole tutte con i numeri che ogni scuola ha come capienza. C'è proprio l'orario definitivo che il bambino dovrà fare nel momento in cui arriva al nido o alla scuola dell'infanzia. Un orario che permette di non creare assembramenti sia nell'entrata che nell'uscita. Quindi ogni scuola sarà dotata di un foglio presenze dove il genitore metterà la sua firma per la tracciabilità. E sia anche nel ritiro. La bolla consiste nel gruppo di bambini, nella scuola dell'infanzia un massimo di 25, dove ci sono dentro i 25 bambini con le due insegnanti e l'ausiliaria. Sono di fatto ermetici in questa bolla. Il servizio trasporto, che quest'anno ha 275 richieste, 100 in meno rispetto allo scorso anno, partirà il 5 ottobre. Per i nidi la mensa inizia subito, per le materne il 14 settembre. La mensa verrà fatta nella sezione, laddove abbiamo la possibilità di avere degli spazi dedicati, useremo lo spazio dedicato. Laddove non è possibile, perché avendo creato più bolle nell'asilo nido specialmente, ci permette di mangiare nel solito dove stiamo a giocare di norma. E la mensa viene normale, quindi ci sarà l'ausiliaria che sporzionerà per i bambini della bolla. Per ogni plesso è stato nominato un responsabile Covid. Intanto è stato chiesto un aumento del 50% delle ore lavorative del personale ausiliario. Il comune gestisce anche il servizio mensa e trasporto per le scuole statali, le cui tariffe rimarranno invariate. Sicuramente abbiamo un aumento che parte dal 30% rispetto agli anni scorsi. Le spese sono aumentate per il comune, abbiamo già fatto richiesta di variazione di bilancio.